Buongiorno ragazzi, buongiornissimo. Voglio farvi questo video a seguito della domanda di una carissima followers che mi ha chiesto di spiegare qualcosa relativamente ai bisogni dell'essere umano, che io cito sempre, che sono strettamente collegati ai valori. Dunque oggi in questa location diversa cercherò di essere breve nello spiegarvi che cosa sono e perché sono così importanti, anche se chiaramente è un argomento molto molto complesso. Vediamo se in poco tempo riesco a chiarirvi le idee. Innanzitutto, se non mi conosci, mi chiamo Alessandra. Ho creato un insieme di contenitori digitali. Ti invito a visitare il mio sito amoreimperfetto.com, dove puoi leggere i miei articoli, ascoltare i miei podcast e ricevere degli inviti esclusivi per le mie iniziative. Parliamo di relazioni umane, parliamo di comunicazione, crescita personale. Il mio obiettivo è insegnare alle persone a sviluppare amor proprio e forza interiore, ragazzi. Allora, uno dei presupposti essenziali per stare bene, essere felici, affrontare tutte le persone che quotidianamente ci danno da fare, con le quali possiamo entrare o meno in conflitto, con le quali, anche se non vogliamo entrare in conflitto, ci troviamo comunque ad affrontare dei conflitti, oppure rapporti che abbiamo già in atto e che ci danno da fare. Bene, spesso e volentieri è difficile gestire, o comunque ci risulta difficile gestire, le diverse situazioni di vita perché in primis conosciamo poco noi stessi. Quando conosciamo poco noi stessi e le nostre reazioni, o comunque come gestire le nostre difficoltà all'interno delle varie situazioni che la vita ci presenta, andiamo in tilt e chiaramente iniziamo a sviluppare una serie di emozioni, a volte molto forti, a volte molto negative, che sicuramente non possiamo rinnegare, perché chi vi dice cambia emozione, pensiero positivo, sposta l'attenzione? No, questo non è possibile e a mio avviso non serve, perché comunque le emozioni noi comunque le proviamo e non possiamo a comando scegliere di eliminarle. Noi possiamo, ed è questa l'arma vincente, imparare a gestire al meglio le nostre emozioni e poi a fare le scelte giuste, perché da una parte ci stanno le emozioni negative, ma dall'altra ci sono quelle positive che sono essenziali per avere una vita felice e per essere nutriti in quelli che sono i 5 reparti essenziali della vita, senza poi andarci a trovare il fresco nel letto perché siamo privi di emozioni e quindi ci mettiamo magari in situazioni pericolose, perché proprio per il bisogno di emozioni che l'essere umano ha legato ai 5 bisogni, se non te le procuri tu e in maniera positiva, te le riserverà la vita agganciandoti a situazioni negative. Perché? Perché la sete di emozioni la vai a soddisfare in maniera rapida se ti butti nelle emozioni negative, quindi nelle storie tossiche, nelle situazioni ad alto impatto, conflittuali. Ci sono persone che devono sempre litigare perché nella catarsi trovano il loro divertimento. Quindi, per essere felici, per essere contenti, per essere soddisfatti, noi dobbiamo attuare la ricerca e trovare i mezzi e gli strumenti che soddisfano i nostri valori. Quindi abbiamo i 5 bisogni, ci sono i valori e ci sono anche gli strumenti che ci consentono di realizzarli. Questo, ragazzi, è un discorso molto lungo e molto complesso. Infatti io alla followers ho detto: faccio fatica in un video, per esempio come questo, a spiegarti esattamente come poter fare ad individuare i propri valori sulla base dei 5 bisogni e poi addirittura per ognuno trovare gli strumenti che ti rendano felice e soddisfatto, o trovare quello che hai compiuto diversamente dai tuoi valori e quindi ti ha reso infelice nella vita. Questo è proprio il fuoco, il fulcro centrale di tutto ciò che avviene nella vita di un essere umano. Però esiste la possibilità di lavorarci, perché il lavoro è un lavoro importante, è un lavoro profondo ed è un lavoro secondo me basilare. Io ho editato un corso in streaming, si chiama Autostima per Rinascere 2023. Andatelo a vedere sul sito, sono 7 ore di contenuti nel quale io vi spiego esattamente anche questa cosa, con esercizi, visualizzazioni che possono portarvi a conoscere voi stessi. Sostanzialmente i valori sono tanti, principalmente se ne identificano 20 principali. Non si può fare
far finta, ragazzi, di non vedere, di non sapere questa cosa, perché vuol dire vivere la vita di un altro facendo cose che non sai nemmeno se sono quelle che vuoi tu, come una persona che continua a scrivermi su Instagram, che continua ad avere una storia dietro l'altra e vanno tutte male. Quando succedono cose che continuano ad andarvi male a rotta di collo una dietro l'altra, è perché probabilmente nella vita che state svolgendo state compiendo delle azioni che non corrispondono alle vostre volontà profonde, e quindi nel momento in cui attuate questi comportamenti che non rispecchiano neanche la vostra vera volontà, le cose vanno male, perché inconsciamente non le volete e non vi ci impegnate neanche. Quindi, ragazzi, i bisogni fondamentali dell'uomo vanno conosciuti, i vostri valori e la vostra playlist dei valori è importantissima, ognuno ha la sua, e riguarda un lavoro che viene fatto di solito nei mesi e negli anni. Poi si trovano gli strumenti, quindi lavoro, denaro, amici, famiglia, rapporti di un certo tipo, hobby di un certo tipo, passioni di un certo tipo, tramite le quali noi realizziamo i nostri valori. Capite che lavoro complesso è e perché si fa fatica in un video così? È un lavoro, è il mio lavoro come quello di tanti altri, e facciamo fatica a darvi questa indicazione in 10 minuti, ma se ci lavori tu 10 minuti al giorno, lavorandoci in maniera seria con dei professionisti, tu puoi cambiare la tua vita, questo sì. Quindi vi invito a visitare il mio sito, a riflettere su questo argomento, e vi invito anche ad amarvi dal profondo e imparare a conoscervi, questo per essere felici e non fare più scelte che non ti corrispondono, perché almeno se sbagli hai sbagliato per qualcosa che ti interessava. Amatevi dal profondo, alla prossima.